se non abbiamo dimenticato e non dobbiamo dimenticare, con la negazione dei diritti e quant'altro, dei diritti più elementari, non mi soffermo perché, ripeto, sono avvenimenti che abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, proprio il caso di dirlo, sulla nostra pelle. L'attacco, diciamo, in Ucraina, dove la situazione, c'era questa controffensiva tanto sbandierata, degli ucraini, che poi di fatto militarmente, strategicamente non stava portando a nulla, e proprio in questo contesto, quasi come ulteriore mossa disperata, appunto, il Deep State internazionale, che sfruttando la megalomania di Prigozhin lo utilizza in chiave anti-Putin, in chiave anti-russa, ma anche qui credo che ci siano ben poche possibilità di ottenere dei risultati concreti. La domanda, che possiamo porci, naturalmente, è appunto questi tentativi disperati, perché vengono messi in piedi? Sono, a mio avviso, gli ultimi colpi di coda di qualcosa che sta morendo, perché con la sconfitta sul terreno, proprio con la sconfitta militare in Ucraina, che si stava profilando, si sarebbe e si verificherà, perché comunque si verificherà, perché è inevitabile, si verificherà la fine, della NATO, così come è stata concepita adesso, e con la fine della NATO, visto che la NATO altro non è che il braccio armato, della Cabala, anche la fine della Cabala. Conseguentemente anche la fine della truffa delle truffe, di quella che io e molti altri chiamiamo appunto la truffa delle truffe, perché è esattamente questo, la truffa del denaro fiat, del denaro stampato dal nulla, del denaro ex nihilo creato dal nulla dalle banche centrali che, contrariamente a quanto potrebbe sembrare così a prima vista, sono in realtà banche private, e di questo meccanismo perverso con cui la Cabala, per da almeno 4-5 secoli governa, ma io direi più che governare, tiene in mano e tiene prigionieri, tiene schiavi tutti noi, tiene in scacco l'umanità intera. Voi sapete che i primi banchieri nel Medioevo, sono stati gli italiani. Sapete cos'è la moneta scritturale, credo, senza entrare nel dettaglio, appunto, era pericoloso portarsi monete d'oro in giro quando, per i commercianti, quando andavano, si spostavano in paesi lontani, in realtà lontane, e allora da qui nasce appunto, nascono quelli che definiamo banchieri, proprio perché esponevano il loro banco, cioè il loro tavolo, e rilasciavano in cambio di asset reali, quindi monete d'oro, eccetera, 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 delle note di banco, cioè degli inutili fogli inutili, alla fine fogli di carta, note di banco, da cui la parola banconota. Ebbene, questo sistema, siccome l'uomo purtroppo, ha tanti difetti, poi spesso e volentieri, e direi abbastanza presto, è degenerato, per cui ha una sana scrittura, diciamo tecnicamente ineccepibile, è
si è accompagnata e subentrata spesso e volentieri, non sempre, ma spesso e volentieri, una truffa. Vale a dire, questi banchieri magari ricevevano 100 monete d'oro, 100 fiorini, poniamo il caso, e attestavano di averne ricevute 1000. Con questa dichiarazione si creava il perverso effetto leva, che è tipico anche della finanza attuale e che, per esempio, è stato alla base, una delle ragioni, uno dei presupposti che ha portato alla famosa crisi del 2007-2008, quella che gli economisti, adesso non voglio parlare di economia, non sono un economista, ma tutti gli economisti considerano la crisi più grave, la crisi economica più grave dell'intera storia dell'umanità, dopo e con, o con quasi allo stesso livello, con la crisi del 1929. Di fatto, appunto, soprattutto negli Stati Uniti, comunque con questo meccanismo anch'esso perverso del denaro a credito, magari giovani coppie di cittadini americani si presentavano in banca con l'idea di comprarsi, che so, un appartamento di 100 metri quadri, che sarebbe andato benissimo per le loro esigenze. E gli stessi banchieri gli dicevano: ma no, non fate così, perché non ve ne comprate un appartamento che magari è di 150 o 160 o 170 metri quadri? Perché non abbiamo i soldi. Ah, ma i soldi ve li diamo noi, naturalmente, naturalmente, nessuno fa niente per niente, quindi con un bel tasso di interesse. E quindi vedete questo meccanismo perverso per cui il prestatore di denaro non concede prestiti nella speranza che gli vengano rimborsati, ma quasi auspica che questi prestiti che concede e che può concedere facilmente avendo la possibilità di stampare quantità illimitate di denaro, non gli vengano rimborsati. Perché? Perché appunto nel momento in cui non gli vengono rimborsati, il debitore è nelle sue mani. Lo abbiamo visto a livello naturalmente di privati, la crisi del 2007-2008 non è mai stata superata, non si è andati mai a intaccare quei meccanismi perversi che l'avevano generata. Si è semplicemente nascosto la polvere sotto il tappeto per lunghi anni, in Germania in particolar modo, ma non solo, ci sono tante tante banche che sono dei cadaveri, dei morti viventi tenuti in piedi artificialmente, quasi, consentitemi la provocazione, come l'esercito ucraino, che è tenuto in piedi artificialmente da altri soggetti. Ed è sempre più chiaro questo, è sempre più chiaro anche a chi non ha un minimo di conoscenza di strategie militari e dell'arte militare. Quindi questo è un parallelismo che mi sento di fare. Però il sistema non può più reggere. E appunto adesso siamo arrivati alla resa dei conti. Cosa si studierà, cosa l'elite, cosa si studierà il deep state, cosa inventerà, non lo sappiamo, molte cose le abbiamo già viste, molte altre ne vedremo probabilmente, presumibilmente molto presto, perché stiamo parlando proprio di mesi. Però, ciò che è ineludibile è ineludibile. Mi piace citare Machiavelli,
al di là anche della propaganda, anche proprio dei fake media occidentali che fanno veramente schifo in generale, e lo abbiamo visto più volte, sotto più aspetti, eccetera, eccetera, eccetera. Come diceva Machiavelli, esiste la verità effettuale, quella che lui definiva verità effettuale, che si impone sempre, 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 fatalmente, regolarmente si impone. E stiamo assistendo proprio a questo. Secondo me non è casuale il fatto che nelle scorse ore, il Deep State abbia attentato anche la carta Prigozhin, approfittando della megalomania del personaggio, promettendogli probabilmente chissà che cosa, la luna, e cercando appunto di usarlo in chiave antirussa, in chiave anti-Putin, ma soprattutto io direi in chiave antirussa. Perché? Perché i centri di sovranità, i centri autonomi di sovranità danno fastidio, danno tremendamente fastidio e devono essere sconfitti. Ma stavolta, ripeto, non ci riusciranno. E per quanto riguarda anche l'intelligenza artificiale, o appunto meglio la truffa delle truffe, di cui ho parlato prima, questo appunto del denaro fiat creato dal nulla, anche qui ci aspetta il quantum financial system, che è una cosa ottima, perché sarà basato sull'ancoraggio del denaro a beni reali, a cosiddetti asset reali, siano essi materie prime, quindi oro, siano essi argento, e basato anche sull'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale, ma come dice il mio amico Gianmarco Landi, che saluto e che vi garantisco è una persona che sa molto, un'intelligenza artificiale passiva, quindi un mero strumento che non può essere manipolato per logiche perverse da nessuno, ma che segnerà appunto il passaggio vicino, vicino, temporalmente vicino, molto vicino, ve lo posso garantire perché ho visto ed è anche un certo tipo di documentazione, appunto all'epoca in cui nuova, in cui entriamo, in cui avremo tutti indistintamente comunque la possibilità di avere una vita dignitosa, di essere liberi dal bisogno, e avremo tutti comunque la possibilità di continuare a lavorare avendo più tempo libero, però avendo più tempo libero da dedicare a se stessi, alle proprie passioni, da dedicare anche agli altri in un'ottica di evoluzione. Quindi avremo poi la disclosure, avremo nuove tecnologie che le definiamo nuove, ma che nuove non sono e che ci sono sempre state nascoste. Per quanto io e voi possiamo alzare l'asticella e e pensare in positivo, vi dico, non pensiamo in positivo a sufficienza. Perché? Perché veramente, ci sono anche tecnologie che potranno fare nel breve un salto enorme, enorme all'umanità intera. Naturalmente tutto va unito alla maggiore consapevolezza, a un percorso di presa di coscienza, di presa di consapevolezza che l'umanità comunque sta facendo.
l'umanità in generale, l'umanità intera. E a maggior ragione voi che siete appunto qui ad ascoltare queste mie semplici parole, già il fatto che siate appunto qua credo che sia indicativo di questa situazione che sta evolvendo. Per cui teniamo sempre le vibrazioni alte, pensiamo positivi, il futuro è più che roseo e chi si nutre solo di paura, di disfattismo, ha i giorni contati, i giorni contati. Quindi questo in sostanza volevo dire, e quindi mi avvio alla chiusura di questo mio semplice e breve intervento. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, vi saluto e ripeto, vibrazioni alte e pensiero positivo. Grazie a tutti.